Sì, ho cambiato ancora una volta la grafica dei giocatori. Hey Cooch, ben ritrovati dal vostro Andrea Incrementuri in questo nuovo episodio di Nazuma Eleven Go Galaxy Big Bang. Ho cambiato appunto ancora una volta la grafica perché così mi sembrava un pochino più pulita e più bella. E nel caso si aggiungessero altri giocatori, mi è molto più facile aggiustare questa grafica che non l'altra. Ad ogni modo, iniziamo il match contro i Fire Dragon. Dunque, che bisogna fare? Temma, Shindo, Tsurugi e Ibuki come goalkeeper, ok. Praticamente siamo pronti già così. Shindo come difensore e Temma come centrocampista. Sì, perché praticamente è successo che loro hanno... cioè, più che altro Riccardo o Shindo, mi esce il nome, tanto lo capite. Ha detto che preferiva giocare lui in difesa, Arion a centrocampo e appunto... Victor in attacco e appunto come portiere il ragazzo qua, i buchi, perché almeno avevano più possibilità di vincere la partita, dato che comunque sì, i buchi si è voluto allenare insieme a Riccardo, e a Victor per diventare più bravo in porta. Oni-chan, gambare! Praticamente vai fratellone, fatti forza, fatti onore. E mi siete venuti a guardare? Certo che sono venuti a guardarti. Ovviamente lui è ancora scettico perché pensa che gli ha rubato i soldi. Anche se... perché praticamente è successo che una settimana prima lui ha fatto un furto. E allora lui pensa che ovviamente è stato Falco a rubargli i soldi. E il detective della squadra, quello con i capelli arancioni, perché quello è arancione, non è rosso, quello è arancione, non ha prove, è il detective, però non ha prove sufficienti per incastrare Falco. Comunque sia il tecnico sportivo che la ragazza, o meglio, il tecnico sportivo più che la ragazza, perché la ragazza si fida di Mr. Black Astero Black, com'è che si chiama di preciso? Astero Black dovrebbe essere. E lei si fida, ma il tecnico sportivo no, pensa che vuole appunto far affondare la squadra. Guarda chi è l'allenatore. L'allenatore era appunto uno che militava nei Fire Dragon da ragazzo, quando c'era, ai tempi di Mark Evans. Bello rivederlo. Holyrood Stejamu. Che bella lingua giapponese quando cercano di parlare inglese. È scritto male e pronunciato peggio. Ma iniziamo, tanto partono loro all'attacco. Sempre male qualcosa. Questo appunto è il lead, il loro capitano Chunyun, sì, nome coreano. Volendo, Chunyun prende possesso della palla. Certo, Lee Chunyun. Ovviamente giocano pesante, ma nessuno se ne frega. Vediamo un po' se riusciamo a bloccarlo con lui. Oh, però l'intuizione era buona, ma la conclusione per niente. Riccardo ovviamente non ha mosse difensive, o meglio, offensive. Il detective qua ce la farà. Manabi, no, niente da fare. Niente da fare. Ok, aspettiamo che arrivi in porta. Ma cosa succede? Ichitenda, cos'è il gol? Ok, fa un tiro normale. Potremmo pararlo tranquillamente. Ah, però lui vuole aiutare il portiere. E si fa male alla gamba, scommetto, no? Nice defense, certo. Shindo, devi farla parare a me. Ce l'avrei fatta, ma non ce l'avresti fatta in realtà. Shindo conosce molto meglio di te il campo da calcio e l'avversario. Soprattutto quando sferra un tiro del genere. Comunque sia, Tsurugi sta dicendo che non possono coprire tutto il campo, solo loro tre. Ovviamente loro sono propensi a dar... come dire, a... diciamo a dar ragione, ma perché non mi viene il termine esatto. Come posso dirvela? Insomma, sono per i Fire Dragon.
Perché comunque sì, anche se è giapponese, è sempre il girone asiatico. Quindi i commentatori, insomma, sono un po' di parte, però stanno riconoscendo i meriti al Fire Dragon. Attenzione, una tecnica. Figlio bello, però, se mettete il kanji mi mettete in grossa difficoltà. Soyon. Cos'era? Soia finta? Soyon. Ancora? Fino a che non si fa male, insomma. Ah, ho capito! Ah, no, invece no, non ho capito allora, è tutto diverso. Pensavo di dover riuscire a tirare in porta e poi si sarebbe sbloccata la scena. Però, siccome non è una scena, non è un evento completa, riempi la barra, non ha senso. Quindi potevo anche capirlo prima. Falco cerca di essere veloce per bloccare l'avversario, ma la conclusione è pessima. Ovviamente non ha le basi del calcio, quindi è normale che... Ah, aspetta, ma avevo una tecnica con lui? Oh, me ne sono accorto tardi. Quando è che l'ha sviluppata? Pensavo non ce l'avesse ancora. Cavoli, al prossimo tentativo allora. Ma la piccoletta. Tu non hai niente. Shindo, è tutto tuo. E niente, avanti, ritira un po' un'altra volta in porta. Stavolta ci va giù pesante. Ok, lui è costretto a parare perché sennò questo è gol. Questa scena sta diventando un po' ripetitiva e noiosa. Lui è sicuro delle sue capacità, ma Shindo non gli lascia... Non lo lascia fare. Infatti si sta dicendo, guarda, c'è il portiere. È capace comunque sia, eh. Credo che Falco stia dicendo che con la sua velocità potrebbe passare in mezzo agli avversari. Però bisogna vedere se ci riusciamo. Ecco, riempi la barra. No, ci è arrivata prima lei. Accidenti, lui c'aveva la tecnica. Mannaggia. Se riuscissimo a bloccarne almeno uno. No. Invece sì! Grande! Non ci credo, c'è riuscita! Ok, tiriamo. Rovesciata micidiale? Baci, dai. Dobbiamo farcela a tutti i costi. Su, drop. Dai, fammi vedere un bel gol. E gol 1-0. Vai, andiamo. Ok, basta solo rubare palla un'altra volta. So anche come fare. Troppo vicino al pallone. Ok, Sciarri. Ha completato, bene, perfetto così allora. Quindi un gol conta come un completamento. Buono, 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 mi piace. Hai preso palla, bravo! E ora passiamo in mezzo agli avversari. Non... Ehi! Stavo per dire non proprio, ma appena ho aperto bocca, come il vento. Ok, anche lei è spronata ora. Grande. Cos'è questo incredibile gioco di squadra tutto in un tratto? Bene, bene, sono contento che si sentano chiamati in causa. Potrei evocare lo spirito guerriero? Mamma mia, in due? Ok, va bene, va bene. Non ho gli spiriti guerrieri oltretutto. Neanche ce li ho. Oh, sapete che c'è? Faccio tirare a lui. Tanto per... Ah, non ho neanche la potenza regolabile.
C'era in Chrono Stones la potenza regolabile del tiro? O è una cosa che hanno tolto? O non c'era già più in Chrono Stones? Non mi ricordo. Cavoli. Però sono contento comunque sia. Che stiamo riuscendo a fare una bella partita, ragazzi. Il mio pronostico era 3-2 che avremmo vinto, perché pensavo che due gol ce l'avrebbero fatti sicuro, visto che la squadra non è per nulla preparata ad affrontare il mondiale, capito? E invece stiamo vincendo 1-0 al primo tempo. Bellissima sta cosa. Sì, vostro fratellone sta facendo una bella partita, è bravo, molto bravo. Ho detto che Falco sarebbe stato un giocatore eccezionale. Che poi, tra l'altro, l'immagine sua che ho messo nelle scorse. Nella scorsa grafica era di lui, però il lato oscuro. Quella sarà una cosa che vedremo più avanti. Non so come si svolgerà, sono molto curioso, ma lo vedremo poi giocando. Ovviamente ancora non si fidano di lui. Ah, ecco. Sapete che ho tradotto quello che è successo nello scorso episodio. Praticamente loro hanno detto che sono stati fortunati. Che sono fortunati quelli di Inazuma Japan ad avere il loro fratello in squadra. E però lui in realtà sa di non essere una cima nel gioco del calcio. E quindi ha detto: zitti, guarda che non va bene dire queste cose, non fatevi sentire. E ovviamente ora loro lo stanno facendo un'altra volta, perché nessuno dei compagni si fida di uno che presumibilmente ha rubato un portafoglio, dei soldi, non so di preciso. La traduzione non era corretta, quindi non ho ben capito. Però una somma di denaro, quindi, ok. Ovviamente fanno fatica i compagni a dargli fiducia, però Arion è l'unico che veramente tiene a tutti quanti i componenti della squadra. Ok, qui probabilmente sta spiegando quello che è successo una settimana fa, più o meno quando è stato accusato di aver rubato dei soldi. Però il ladro era lui quella volta. Però ora, dopo comunque sia, metterò qualche sottotitolo per farvi capire meglio. Perché ho deciso di iniziare a guardare l'anime, però non andando oltre le cose che ho giocato. Quindi ho visto solo il primo episodio, E ho un po' di backstory dei personaggi. Quindi insomma posso capire un pochino meglio quello che succede. In genere in Inazuma Eleven qualche volta va più avanti del gioco e poi torna indietro, poi torna più avanti. E però in Inazuma Eleven Go questa cosa non l'ho vista. E in Chrono Stones non l'ho visto proprio per niente l'anime. Però il primo Inazuma Eleven Go, appunto, non sembrava fare questa cosa come in Inazuma Eleven precedente, che andava più avanti e poi tornava indietro. Quindi penso che posso guardarmi tranquillamente gli episodi di Galaxy dopo aver giocato appunto la parte che nell'anima ancora non ho visto. Dicono che è inutile provare a fermarli perché tanto ci rubano palla un'altra volta. Tu non ti preoccupare. Tu sei il difensore, sei il centrocampista, quello che sei. Fai la tua parte. Ognuno deve fare la parte che gli è stata assegnata. Sì, siamo amici, non importa se quello ha rubato, noi siamo comunque sia amici. E poi è l'unico che veramente si sta impegnando. Sì, vabbè, quel passaggio prima di Sakura e del pugile, ma lui è veramente l'unico che si sta impegnando in uno sport che non ha mai praticato. È l'unico che si sta impegnando in uno sport che non ha mai praticato. Ed è rimarchevole questa cosa, perché comunque sia, tutti sono entrati in squadra per il loro interesse. Uno è entrato per costruire una casa, proprio appunto Falco mi sembra che voglia costruire una casa per sé e per i suoi fratelli. Un altro vuole la barca, un altro vuole quello che gli pare. Quindi, nonostante tutti siano entrati nella squadra per motivi personali, Falco si sta veramente impegnando per riuscire al meglio nel gioco del calcio. E ovviamente anche gli altri personaggi, bene o male, stanno venendo influenzati da lui. Il che è ottimo. La cosa che mi dispiace è che non riusciamo a superare sti tizi. Oh!
Il mio surughino. Vai, supera anche questo. No. Ehi, aspetta. No, mi sembrava quella scena quando riusciamo a superare una tecnica senza difficoltà. Invece sono stato gabbato. E va bene. Gli occhi ingannano. Comunque sia, cerchiamo di rubare palla, dai. Ehi, signorina, lei ha la forza di un uomo. Mi perdoni. Ehi, però lo sgambetto funziona sempre. Non c'era Temma. Dov'è Temma? Ehi, ah, stava lì. Si porta un pochino avanti. Vabbè, dai. Se lo blocchia. Perfetto. È stata una tecnica di... Perché mi fai provare a dire qualcosa di carino? E poi ti fai rubare palla. Vinco io. Quindi Wonder Trap solo 8 consuma qui. È poco. Molto poco. Quindi una tecnica di boluccia allora. Ah no. Aspetta allora. Evitiamo di fare passaggio. Facciamo Soyokase Step. Che l'anime l'ho visto in giapponese. Con i sottotitoli in inglese. Per farvi capire proprio l'elevatezza della qualità con cui guardavo in Azuma Eleven Go. C'era solo quella a quel tempo, quindi appena uscito. Maha Window! Vabbè, ok, completato. La cosa che mi incuriosisce è vedere Totem oltre ad altro. Fidate di lui. Sì, stai elogiando appunto Falco che sta facendo un'ottima partita. Non posso lasciare che la sua velocità vada sprecata, perché praticamente è riuscito a passare in mezzo agli avversari. Oh, Zetto Srashi! Mats, Kase, Temma sfoderano una nuova tecnica micidiale! Zetto Srashi! Ovvero, in inglese, tradotto in italiano, lacerazione Z. Perché non vuole perdere contro Falco in quanto a velocità. Bravo, Temma! Quindi ha sfoderato una tecnica nuova. Ragazzi, però... il gol però li stiamo facendo, Dai, su. Certo. 3-0. Quindi il 3 è sicuro per noi, ma il 2 non è sicuro per loro. Gol! Basca Setemma mette a segno una rete micidiale. Oh, ragazzi, dopo questa partita sicuramente tutti quanti saranno più propensi a giocare. Ah, aspetta però. Mo fa anche lui la tecnica. Sì, arriva ragazzi, arriva. È invincibile. Full power. Non è invincibile, è full power. Ha tutto potere proprio. Al massimo. Non lo bloccate ragazzi, fatemi da parte. Sakura, mi dispiace ma ti prendi... Ah, non prende nulla, ok, ha fatto un dribbling pulito. È un gentiluomo. Trina Verdure, o Verdure, comunque sia, è negata per la corsa, ma corre più del teppista. Io rimango basito. Carina. Proteggerò la porta degli Inazuma Japan. Cosa? Che tecnica era quella? Ain Zetsu. Ain Zetsu. Zetsu potrebbe essere un riferimento a una tecnica ninja, ma Ain? Bella però. Bella, sfoderiamo nuove tecniche micidiali, ragazzi, durante il corso della partita. Lo so che sei un po' frustrato, però... Dai, non ti preoccupare. Sono sicuro. A 30 consuma? E c'ha potenza 80. Però. Ma andiamo con questo, dai. Consiglio Case Step. A parte che ho finito i punti, quindi non posso neanche più
fare. Ah, ce l'abbiamo potenziata. Ehi. Sì, però la palla potevi prenderla, tesoro. Ok, vediamo un po' dalla distanza. Voglio fare Death Sodo. Tanto stiamo vincendo 3-0. Posso anche permettermelo il lusso di fare un tiro un pochino più indecente e fare comunque gol. Ma ehi, il 3-2 dove? Il 4-0 qua, ragazzi. E se ricaricassi Tsurugi potrei fare anche il 5-0, eh. Non sa... Cos'hai? Flying Fish, bello. Ah, Rapid Fire. Quindi questo è un tiro dalla distanza. Eh no, caro mio. Eh no, caro mio. Guarda un po' chi c'è. Ainzetsu. Però penso che stia a indicare un pentagramma. No, pentagramma. Sì, pentagramma sta a indicare. Ainzetsu. Dovrei vedere in giapponese che significa. Questo cos'è? Ok, occhio spia, no? Quello che ruba l'occhio, quello che ruba la palla con... Però è scritta in un modo strano, è scritta. Aspetta, 42 punti, ma posso fare un altro death drop allora? Senza che io lo ricarico. Ragazzi, 5-0. Cioè, stiamo vincendo 5-0 la prima partita del Football Frontier International. Ma non si può raccontare questa cosa. Ci bandiscono dal torneo. Non è... Ci dopiamo. No, la realtà è che tutti quanti stanno facendo la loro parte per l'Inazuma Japan. E abbiamo vinto. Nonostante il possesso palla sia più dalla parte dei Fire Dragon. E che devo dire? E l'Inazuma Japan trionfa l'Holy Red Stadium. Holy Road, no, Holy Red, cosa ho detto? Ah, ci fischiano, ci fanno l'applauso, e fischio no. Yattaso! Però Falco è pensieroso. Sakura è contentissima. Cherry Blossom in inglese. O comunque sia nell'adattamento. Segno, è passata da Inazuma Japan allora? Beh, vabbè, così no? Ma ci tanto. Non so che ruolo abbia quel... Complimenti per la velocità, però lui dice grazie capitano, però ho ancora molto da apprendere sul gioco del calcio. Ah, i prossimi contro i Big Waves? Quello è chiaramente Megalodon dei Big Waves. Non ho ben capito, ma lo tradurrò poi... dopo. E che vi devo dire, ragazzi? Io a grandi linee conosco la storia. Cioè, so che loro vanno a giocare nello spazio e se perdono la Terra viene distrutta. Ok? Ma cos'è successo ai giocatori dei Fire Dragon? Sono stati eliminati per caso? Allora andiamo a Dokuj. Questo video termina qui. E io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Ovviamente... i video si alternano un giorno Yo-Kai Watch, un giorno Inazuma Eleven. Quindi fino a che non finisco una serie,
caricherò un video ogni 2 giorni, una volta uno, una volta l'altro. Quindi va così. Vi ricordo inoltre in descrizione che c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!